Cattedra da 2 milioni di euro all'Università di Bologna, la vicenda continua a tenere banco. Settimana decisiva la prossima per la Menzana, a rischio la prosecuzione del campionato. Carnevale a Siena, tantissime le iniziative in programma in città per bambini e famiglie. Per lo sport la Robur cavalca il suo momento magico, sabato al Rastrello arriva il Gozzano, ulteriore occasione per scalare la classifica. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera ai nostri telespettatori, appuntamento con le notizie di Siena TV. Continua a tenere banco la questione relativa al finanziamento stanziato dalle suore della Congregazione delle Figlie di Angela Merici per l'istituzione di una cattedra di storia contemporanea intitolata a Bianca Piccolomini Clementini presso l'Università di Bologna. Come è emerso nei giorni scorsi, sono molti i lati oscuri di questa vicenda. Ricordiamo ad esempio l'intervento dell'arcivescovo Buoncristiani, che ha sottolineato l'importanza di sapere se esista o meno un'autorizzazione del Vaticano per lo stanziamento della somma in oggetto. Oggi all'interno di Buongiorno Siena un passo ulteriore, perché il nostro Daniele Magrini ha intervistato il professor Manzoli, direttore del Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna, che ha sottolineato un altro aspetto importante, ovvero quello che la cattedra non sarà intitolata a Bianca Piccolomini. Sentiamo. Cattedra in se stessa non è intitolata a Bianca Piccolomini, nel senso che la cattedra è una cattedra di storia contemporanea come prevede la legge. Insomma, noi diciamo formalmente non possiamo intitolare delle cattedre specifiche. Naturalmente la convenzione che è stata stipulata riguardava anche la possibilità attraverso questa cattedra di sviluppare gli studi sulle istituzioni religiose, sulla figura di Bianca Piccolomini e di altre importanti figure nella storia appunto delle istituzioni religiose e della relazione fra queste e la società italiana. Esiste anche la libertà di insegnamento, eccetera, per cui il vincitore del concorso sa che questi sono temi che andranno trattati sia a livello di didattica sia a livello di ricerca, ma poi li gestirà in autonomia, questo è la legge sempre. È stata nominata, come prevedono i nostri regolamenti, una commissione completamente esterna all'Ateneo di Bologna, che è stata sorteggiata fra un gruppo di docenti, cioè tra docenti della disciplina storia contemporanea che hanno le qualifiche previste dal Ministero, quindi un certo numero di pubblicazioni. La tempistica prevista dal nostro Ateneo è 4 mesi, cioè il concorso dovrebbe essere espletato in 4 mesi, questo naturalmente se non ci sono richieste di proroga o necessità di altro tipo o sospensioni o quant'altro. La norma è 4 mesi per l'espletamento dei concorsi. Allora, su questa vicenda ci sono stati anche ulteriori passi. La direttrice della Congregazione delle Figlie di Sant'Angela Merici è Antonia Carrea. In passato al suo posto c'era Simonetta Rugani, che per anni ha ricoperto questo ruolo portando avanti la propria missione di fede improntata sull'aiuto al prossimo. Quest'oggi, questa mattina, ci siamo recati proprio nella zona di Santa Regina, proprio alla sede della Congregazione. Sentiamo. Ci troviamo a Santa Regina, alla compagnia delle suore Sant'Angela Merici. Qui dovrebbe esserci la ex direttrice della compagnia, Simonetta Rugani. Andiamo a cercarla, andiamo a sentire anche il suo pensiero su questa vicenda. Allora, proviamo a suonare. E chiediamo della sorella. No, poi era Simonetta Rugani, ora 95 anni, quindi... Ah, non è lei? No! Ah, mi ha detto era lei?
chi ha detto che era lei? Lei, gli ha detto, è lei? No, 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 senza responsabile niente, il responsabile non è qui. Quindi mi dispiace, ma non vi faccio entrare. Ho capito, perché chi è il responsabile? È una che sta a Siena. Ma Simonetta Rugani, io volevo chiedere di questa faccenda, lei sa niente di questa faccenda della cattedra? No, no, senta, andate via, non voglio sapere nulla, abbiate pazienza. Non facciamo entrare. Possiamo chiedere però a Simonetta Rugani. Beh, come avete sentito, non c'è molta voglia di parlare da parte delle suore sulla vicenda in questione. Abbiamo tentato con le stesse modalità di raggiungere anche Antonia Carrea. Vediamo Simona Sassetti. E siamo di fronte a una delle sedi della fondazione di Bianca Piccolomini Clementini per capirci qualcosa in più relativa alla questione della cattedra intitolata proprio alla beata Bianca Piccolomini Clementini. Proviamo intanto a suonare. Non risponde nessuno, sicché proviamo a salire. Non avendo ricevuto risposta, adesso proviamo a contattarla telefonicamente. Pronto? Sì, salve, buongiorno, sono Simona Sassetti di Siena TV, salve. Dica. Senta, volevo capire intanto come mai avete finanziato questa cattedra e poi se avete avuto l'ok anche dal Vaticano. Pronto? Pronto? Mi sente? Pronto? Però riproviamo. PIN, servizio di segreteria telefonica, risponde. Beh, è questo appunto la nostra avventura di questa mattina. Come avete sentito, le suore non hanno rilasciato alcuna dichiarazione. Cambiamo argomento. Il punto di penalizzazione è ormai in arrivo, il quarto in totale, è solo il più piccolo dei problemi della Menzana, che si appresta a vivere una settimana calda dal punto di vista societario, con scadenze che potrebbero essere questa volta insormontabili. Teresa Scarcella. Se febbraio è stato un mese difficile per la Menzana Basket 1871, marzo sarà molto più delicato, con alcune scadenze che rischiano di compromettere definitivamente le sorti della home sharing. Il 4 marzo è l'ultimo giorno disponibile per pagare i lodi esecutivi, una somma di circa 35.000 euro, a cui si è aggiunta un'ulteriore somma proveniente da nuovi lodi arrivati la scorsa settimana. In caso di mancato pagamento, arriverebbero punti di penalizzazione da scontare nella prossima stagione. Penalizzazioni che rischiano di arrivare anche per la stagione in corso, che andrebbero a sommarsi ai 3 punti già decurtati ad inizio campionato. Sembra infatti ormai certo un punto di penalizzazione per la mancata presentazione delle liberatorie riguardanti i pagamenti del mese di dicembre, mentre altri 3 punti potrebbero essere sottratti in caso di ritardo superiore ad una settimana della tassa federale di circa 30.000 euro che scade il 5 marzo. Se il ritardo dovesse essere superiore a 2 settimane, la home sharing sarebbe esclusa dall'attuale campionato di Serie A2. Con il mercato ancora bloccato a causa dei lodi, i biancoverdi non hanno potuto effettuare nessuna operazione in entrata in questa finestra che si è conclusa questa mattina alle ore 11. Le uniche occasioni di aggiungere giocatori al roster dovranno quindi provenire dall'estero o dagli svincolati, anche se al momento i problemi maggiori riguardano la situazione fuori dal campo. Una situazione della quale molti si sono interessati, dal comune alla polisportiva, che dopo i colloqui con la famiglia Macchi non hanno più ricevuto risposte dagli stessi, che negli ultimi giorni sembrano essere completamente irrintracciabili. Presentata questa mattina la prima edizione di Ambiente in Comune, il concorso ideato e promosso da Sei Toscana, che intende premiare le amministrazioni comunali del lato Toscana Sud che si sono particolarmente distinte o che lo faranno nel prossimo futuro per progetti e iniziative di significativa rilevanza nell'ambito dello sviluppo sostenibile. Sentiamo le parole del presidente di Sei Toscana Leonardo Masi e del rettore dell'Università di Siena Francesco Frati.
È un'iniziativa alla quale teniamo molto, viene lanciata oggi la prima edizione. Si tratta di un premio che ha una duplice finalità. Da un lato si vogliono raccontare e valorizzare esperienze che nelle singole amministrazioni a livello progettuale nel campo della sostenibilità vengono attuate. Dall'altro sono iniziative che si pongono l'obiettivo di propagare una cultura ambientale estesa, la cui diffusione è davvero una delle sfide principali della nostra generazione. L'obiettivo è che Sei Toscana intensifichi l'ascolto e il dialogo con le amministrazioni comunali a favore delle quali opera, per cui una componente del premio saranno anche interventi o servizi che Sei Toscana nei territori dei comuni che risulteranno vincitori farà. Le candidature sono aperte da pochissimi giorni, quindi abbiamo le prime manifestazioni di interesse, ma sarà proprio nella prossima settimana, nelle prossime due settimane che arriveranno, ma noi confidiamo in una partecipazione davvero estesa. Come Università di Siena mi sento onorato di poter partecipare a questa iniziativa e devo dire ringrazio Sei Toscana per averla ideata, perché ci dà modo tutti insieme di lavorare affinché questi temi siano e diventino conoscenza condivisa di tutto il territorio della Toscana meridionale. Arriva il carnevale in Piazza del Campo, martedì 5 marzo dalle 16 alle 19, tante iniziative intratterranno grandi e piccini. A presentare il programma l'assessore al turismo del Comune di Siena, Alberto Tirelli. Sì, è un carnevale rivolto alle famiglie, in particolare ai loro bambini. Carnevale che si svolgerà in Piazza del Campo, a partire dalle 4 del pomeriggio fino alle 7, attraverso un'animazione della quale sarà artefice l'amico Giacomo Muzzi, con baby dance, con sfilata delle maschere, con la presenza del Mago Joe e tante altre iniziative che ci saranno in piazza e soprattutto con la possibilità di avere coriandoli, stelle filanti, un buono per mangiarsi delle ottime frittelline dal Savelli, quindi un'occasione di stare insieme in allegria e simpatia. E poi credo che siano particolarmente graditi i due punti scambio, un punto scambio delle figurine del Palio e un punto scambio delle LOL. Inaugurata questo pomeriggio la palestra del CUS di Via De Nicola a San Miniato, che riapre i battenti dopo alcuni mesi di chiusura. Sentiamo le parole del presidente del DSU Marco Moretti e del CUS Giuseppe Gotti. Sì, questa palestra è una palestra che lavora da diversi anni, poi ha dovuto subire una sosta per adeguamenti strutturali e di servizi igienici, su come da indicazione della ASL. E abbiamo trovato un punto d'accordo col diritto allo studio universitario, che qui ringrazio nella persona del presidente Moretti e del consigliere Giovanni Avena. Siamo accollati le spese per ripristinare la palestra e loro ci faranno uno sconto sostanzioso sul canone d'affitto che dobbiamo pagare. Con questo sistema il CUS gestirà questa palestra a prezzi veramente concorrenziali, proprio destinata agli studenti universitari. Noi siamo molto contenti perché in questa maniera riusciamo a dare un servizio in più ai nostri studenti, collaborando con un'istituzione che come noi è al servizio degli studenti universitari. Come presidente di un'azienda regionale che è attiva anche a Pisa e a Firenze, devo dire che Siena è un po' un unicum in Toscana per l'attenzione che tutte le istituzioni hanno per la popolazione universitaria, e questa palestra ne è testimonianza. Presente all'inaugurazione di questa palestra in rappresentanza del Comune il consigliere Davide Dore. Sentiamo. Sono venuto a portare il saluto dell'amministrazione comunale e è un bell'augurio, perché una palestra che riapre
nell'ambito di una cittadella universitaria così sicuramente è di buon auspicio e quindi anche l'amministrazione comunale patrocina favorevolmente questa iniziativa. Certo, certamente, sicuramente la palestra ora assolve un compito di scarico anche per gli studenti che sono impegnati nello studio e trovano qui un modo per scaricare e per mantenersi in forma, che è la cosa più importante insieme allo studio. Mattinata di gioco e divertimento per le classi quinte della scuola Saffi di Siena, che sono state ospitate dalla Virtus Siena. Ad accogliere i bambini, i giocatori della prima squadra di Serie B e gli istruttori della società rossoblù. Sentiamo le parole di uno degli istruttori virtussini, Francesco Cappelletti. Una mattinata di giochi e divertimento per le classi quinte della scuola Saffi che si sono recate oggi al palazzetto della Virtus per il progetto della società che avvicina i bambini in età scolare al mondo della pallacanestro. È stata una mattinata che volevamo fare e organizzare la società in seguito all'evento che il 29 ottobre ha portato al sollevamento del tetto della scuola Saffi e ci ha impedito di portare avanti il progetto che facevamo nelle classi quinte. Quindi proprio stamani abbiamo deciso di far venire tutte le quinte presso il nostro palazzetto per fargli conoscere l'ambiente, farli giocare e farli interagire con i nostri istruttori. Pensiamo sia una buona occasione di conoscere lo sport, di conoscere noi e per poi proseguire un rapporto con la scuola a partire dalla prossima annata scolastica. Spostiamo in provincia dove troviamo la cronaca: arrestato a Chianciano per spaccio di sostanze stupefacenti uno svizzero di 32 anni che stava scontando la pena dei domiciliari in un hotel della cittadina termale. Sentiamo. Nel primo pomeriggio di ieri a Chianciano Terme i carabinieri della locale stazione hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il giorno prima dal tribunale di Bergamo nei confronti di un 32enne svizzero residente nel Canton Ticino, già sottoposto dal 10 febbraio 2019 alla misura cautelare degli arresti domiciliari in un hotel di Chianciano Terme. Alla revoca del beneficio si era pervenuti su proposta degli stessi carabinieri di Chianciano, che avevano verificato l'effettiva assenza dell'uomo in quella struttura turistica. Evidentemente per evitare il carcere il cittadino svizzero aveva trovato l'escamotage di sostenere falsamente di lavorare in quell'albergo, tanto più che quello in realtà non risulta neppure aperto o operante. Il 20 novembre 2018 la persona arrestata dai carabinieri di Chianciano era stata sorpresa presso l'aeroporto di Orio al Serio, Bergamo, nella fragranza di traffico internazionale di stupefacenti, in quanto trovato in possesso di 3,2 kg di chetamina importata in Italia dai Paesi Bassi. L'arresto era stato convalidato e all'uomo era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari per i quali aveva eletto un luogo di detenzione. L'uomo, accompagnato presso la stazione dei carabinieri di Chianciano Terme per la redazione degli atti dell'arresto, è stato poi condotto alla casa circondariale di Siena Santo Spirito a disposizione della magistratura che ha emesso il provvedimento. Prenderà il via il 16 marzo la 63esima edizione del Palio dei Somari di Torrita di Siena, che sarà dedicata alla memoria di Don Giovanni Turchi, il servizio di Francesca Campanelli. È dedicata a Don Giovanni Turchi, parroco dello Scalo dal 1948 al 2013, fondatore della Contrada Stazione e per molti anni segretario dell'associazione Sagra San Giuseppe, l'edizione 2019 del Palio di Torrita di Siena. La particolarità di sicuro è la dedica. Per noi non è una cosa usuale dedicare un'edizione di palio ordinario a delle figure o a delle situazioni storiche. In questo caso per noi non è un palio ordinario, non è un palio straordinario, ma è un palio ordinario, perché Don Giovanni, essendo uno di noi, è una figura che è sempre stata all'interno del comitato, che ci ha sempre stato vicino come affetto a noi, e quindi ovviamente sicuramente sarà la trade union di tutta la manifestazione. Il palio animerà il borgo di Torrita per ben 8 giornate, con tante rievocazioni storiche e anche momenti di spettacolo. Prenderà il via nella giornata del 16 marzo fino a domenica 24, quando culminerà nella sfida tra le contrade cittadine.
La novità principale sicuramente è la selezione dei somari e l'innovazione del mercatino della Nencia. Mercatino della Nencia che verrà posto a una stregua di Expo, mentre la selezione dei somari che avverrà attraverso una vera e propria fornitura di vari proprietari di animali e che verrà fatta direttamente all'interno di un piccolo ippodromo qui a Torrita il giorno 9 di marzo. Il 31 di marzo sarà inaugurata una nuova struttura all'interno dell'archeodromo di Poggi Bonzi. Si tratta di un granaio scoperto da scavi archeologici negli anni 90. Il servizio. Si ingrandisce sempre più l'archeodromo di Poggi Bonzi. Il 30 di marzo sarà infatti inaugurata una nuova struttura all'interno del villaggio carolingio. Un granaio che fu riconosciuto da uno scavo negli anni 90, attaccato alla grande campana del periodo franco, tra il IX e la metà del X secolo. La conclusione dei lavori che stanno interessando il granaio segna di fatto il giro di boa del progetto archeodromo, giunto sostanzialmente alla metà del suo sviluppo per la ricostruzione del villaggio. Con questa struttura, questo granaio, noi siamo praticamente a metà progetto, perché siamo esattamente nel guado della metà della grande ricostruzione, però ci sono altre novità, perché per esempio la struttura già impostata a fianco di questo granaio, del quale si vedono i pali in questo momento ben alzati, verrà costruita a partire dalla metà di giugno, quindi un ulteriore tassello, una capanna abitativa, un ulteriore tassello che metteremo al villaggio alto medievale. E poi, se tutto va bene rispettando le previsioni, dalla fine di giugno in poi dovremmo cominciare a creare dei terrazzamenti, quindi nella parte di sotto del derupo, dove a brevissimo ci saranno la costruzione di alcune nuove strutture e di una palizzata lignea che farà un po' da sicurezza verso il grande dirupo che c'è a confine con Poggi Bonzi Nuovo. Su per Colle si prepara alle amministrative di maggio a Colle Valdelsa. Siamo l'unica vera forza autentica, afferma la lista civica di maggioranza. Il servizio. Quattro forze in campo e due candidati a sindaco. Questo è il quadro attuale a Colle Valdelsa in vista delle amministrative. Il PD ha già dato la sua disponibilità a sostenere la candidatura di Alessandro Donati di Colle in Comune. Il Movimento 5 Stelle ha individuato in Monica Sottili il profilo giusto, mentre si attende di capire quale sarà il candidato di Supercolle. In una intervista a Valdelsa Net, il candidato a sindaco del Movimento 5 Stelle Monica Sottili ha rilanciato su temi come decoro urbano e turismo. Non c'è mai stato, l'interessa a costruire una proposta sia turistica che culturale da promuovere in Italia e all'estero. Questo è essenziale per rimettere in moto il commercio, dice Sottili, ma anche partecipazione dei cittadini alle scelte del comune e sicurezza. Infine, spiega il candidato a 5 Stelle, dobbiamo cercare di rimediare agli sperperi. Non ha ancora indicato il suo candidato sindaco alle amministrative di maggio, ma ci sarà anche l'attuale lista civica di maggioranza su Per Colle. Il nostro programma, dice la presidente Sofia Gravi, si basa sul concetto di sviluppo declinato in ogni forma, creando le basi di un sostegno alle attività commerciali, ma anche ponendo una forte attenzione ai parchi urbani, al centro storico, agli impianti sportivi e culturali. Siamo ancorati ad un solo principio, precisa Gravi, quello dell'autenticità. Il Partito Democratico sarà presente con una propria lista che sosterrà il candidato sindaco di Colle in Comune, Alessandro Donati. Proprio sabato pomeriggio, Donati si presenterà all'Hotel La Vecchia Cartiera. David Bussagli, candidato a sindaco espressione del PD, commenta la sfida elettorale che lo attende, in particolare con la Lega. Puntiamo allo sviluppo senza far soffrire i rapporti sociali. Sentiamo. Una contrapposizione in vecchio stile tra i due blocchi classici di centrodestra e centrosinistra. La probabile assenza del Movimento 5 Stelle alle prossime amministrative a Poggi Bonzi ripresenterebbe il tipico dualismo che nella fattispecie vede David Bussagli come candidato espressione del Partito Democratico e sostenuto dal PSI Poggi Bonzese e la Lega, che ha in Riccardo Gallegani il suo candidato a sindaco. Tuttavia è da definire completamente la situazione del centrodestra, perché è vero che Fratelli d'Italia con Gianni Martinucci ha detto di considerare la Lega come primo alleato, ma allo stesso tempo non arrivano segnali chiari da parte di Insieme Poggi Bonzi, lista civica che ha fatto un costante lavoro di opposizione in questi 5 anni di giunta Bussagli. L'attuale sindaco di Poggi Bonzi è consapevole che molto dell'esito elettorale passerà dal confronto con Riccardo Gallegani della Lega. Ma è chiaro che lui è un militante della Lega Nord, è il partito di riferimento del centrodestra in questa fase storica. Tra
tra l'altro con Riccardo ci siamo anche sentiti, ci siamo fatti reciprocamente l'in bocca al lupo per questa campagna elettorale, e chiaramente siamo presupposti e partiamo a presupposti completamente diversi. Come dicevo, noi diciamo, proviamo a rilanciare, non a difendere, a rilanciare un modello che tiene insieme lo sviluppo di questa comunità che vive di impresa, di commercio, che vive di industria, con relazioni sociali che non devono soffrire, non devono essere messe in discussione, ma che devono essere rafforzate. Ci spostiamo in Val d'Orcia, questa sera sarà presentato a Castiglion d'Orcia il primo albergo diffuso nella piccola frazione medievale di Rocca d'Orcia. Presentazione alla cittadinanza anche del cambiamento al piano strutturale per la realizzazione di tale opera. Sentiamo Lorenzo Agnelli. Nasce un albergo diffuso a Rocca d'Orcia, nel comune di Castiglione d'Orcia. Sarà svelato questa sera alle ore 21 nei locali dell'associazione Proloco il procedimento che riguarda la variante al piano strutturale e al regolamento urbanistico comunale per la formazione di un piano urbanistico attuativo che consenta la riqualificazione del piccolo borgo di Rocca d'Orcia. Il progetto consiste nella realizzazione di un albergo diffuso attraverso la ristrutturazione di tanti immobili che conserveranno per lo più intatte le loro caratteristiche esterne. Verrà ampliata la struttura ricettiva esistente, realizzato un nuovo parcheggio, ingrandito un ristorante già funzionante, verranno realizzate e efficientate le urbanizzazioni. È previsto inoltre il rifacimento delle pavimentazioni della viabilità pubblica. Gli interventi previsti porteranno attività e lavoro nel nostro comune, in più il soggetto investitore si fa carico di riqualificare la piazza, la strada di accesso, i parcheggi anche pubblici, puntualizza il sindaco di Castiglione d'Orcia Claudio Galletti, il quale aggiunge: sono state seguite le indicazioni della sovrintendenza della provincia e della regione. Non andiamo a cambiare la fisionomia di questi luoghi, i nuovi interventi sono molto ben contestualizzati, non ci faranno arretrare di un passo rispetto alle nostre bellezze, qui dove il paesaggio della Val d'Orcia è tra i più emozionanti al mondo. Apriamo la nostra pagina sportiva, iniziamo con il calcio. La Robur prosegue il suo cammino nelle zone alte della classifica e dopo la bella vittoria nel derby a Pistoia i bianconeri attendono la visita del Gozzano. Sentiamo le parole del centrocampista bianconero Federico Chiossi. Una delle mie caratteristiche è quella di essere l'utile, sono un centrocampista, mi piace giocare sia a mezzala ma comunque anche come regista o nel centrocampo a due, mi piace sì, giocare in tutte le parti del centrocampo. Fino al primo giorno è stata un'ottima impressione sia per la società, che è strutturata davvero molto bene, non ti fa mancare nulla, e anche con i compagni, un ottimo gruppo sano in cui mi sono ambientato davvero bene. Io sono arrivato da poco, da quello che ho visto io comunque è un campionato che stiamo facendo nel cammino giusto, e è un campionato molto difficile dove ci sono squadre fortissime come Lentella, attrezzate con due squadre praticamente, e adesso ci sono tutti i recuperi da fare, quindi ancora è presto secondo me per dire quali saranno le sorti del campionato. Noi sicuramente proveremo a dare il 110% in ogni partita e a fare più punti possibili. Essendo una squadra forte ed essendo tra i più giovani, il mio obiettivo è quello di crescere in allenamento, impegnarmi al massimo e migliorarmi ogni giorno e poi raccogliere più presenze possibili da qui alla fine, e soprattutto imparare tanto da chi è più grande, da chi gioca tanti anni in categorie superiori. Mi aspetto una partita tosta, perché comunque squadre che ti regalano i punti in questo campionato non ce ne sono, abbiamo visto anche nelle partite precedenti, quindi sarà una partita difficilissima, poi tante volte le squadre diciamo di bassa classifica rispetto comunque a noi fanno la partita della vita, quindi sono partite sempre molto difficili e noi ci daremo tutto per vincere la partita e fare i 3 punti in casa. Siamo al volley, la Emma Villas Siena si appresta ad affrontare la trasferta di Bari, dove sabato sera affronterà la BCC Castellana Grotte. I bianco-blu sono obbligati a vincere per mantenere accesa una fiammella di speranza per la salvezza. Tra pochissimo a Sottorete, intervista esclusiva al centrale bianco-blu Vincenzo Spadavecchia.
Bene, siamo in chiusura, non ci sono notizie dell'ultima ora. Allora l'appuntamento come di consueto è con le previsioni meteo, poi come anticipato ci saranno Simona Sassetti e Lorenzo Agnelli per Sottorete. A seguire la replica del nostro TG, mentre alle 22.50 arriverà Veronica Costa con il palio d'inverno. È veramente tutto, grazie a tutti voi per l'attenzione e un buon proseguimento di serata. Buonasera a tutti dalla sala meteo del Consorzio LAMMA. Cominciamo con il vedere la situazione a grande scala prevista per domani. Vediamo come il campo di alta pressione che ci ha interessato in questi giorni tende temporaneamente a cedere per il passaggio di una debole perturbazione sull'Europa orientale. E sull'Italia, anche sulla Toscana, porterà pochi effetti. Però andiamo a vedere il dettaglio. Domani, infatti, un cielo sarà prevalentemente nuvoloso, con nubi più compatte sulle pianure settentrionali, venti di scirocco la mattina, venti che poi ruoteranno a maestrale nel pomeriggio, i mari saranno mossi a nord dell'isola d'Elba. Nel pomeriggio sempre un cielo nuvoloso, il rischio di qualche isolata pioggia c'è, ma è piuttosto basso. Temperature massime domani nel lieve diminuzione. Sabato, dopo il passaggio della perturbazione, il tempo torna stabile, anche se la mattina ci sarà qualche foschia, qualche nebbia o nubi basse sulle pianure, tenderanno a dissolversi con il passare delle ore. Nel pomeriggio un cielo parzialmente nuvoloso per nubi alte e qualche addensamento più consistente sulle zone occidentali. Venti deboli, mari tra poco mossi e mosse, temperature che nei valori massimi sono previste di nuovo in leggero aumento. Bene, con questo direi che è tutto, vi auguro una buona serata.